La voce di Makuta, di e con Peppe Denaro, un video podcast prodotto da GiovanniCertoma.it. Makuta spesso parla di frati e soro, ma ci vuoi spiegare cos'è questa filosofia del frati e sorismo? Frati e sorismo è un neologismo che ho coniato nel 1998, quando ho iniziato a frequentare l'Accademia di Belle Arti di Palermo. Il termine deriva dalla locuzione vernacolare frati e soro, tradotto in italiano fratelli e sorelle. All'epoca ero letteralmente circondato da finti attennativi, tutti con lo stesso look e lo stesso modo di parlare. Erano cosmopoliti, antirazzisti, terzomondisti, ma soprattutto erano etnofobici. In sostanza, i frati e soro sono quelle persone disposte a protestare per i diritti del pescatore somalo e allo stesso tempo additare il proprio vicino di casa perché non allineato al loro biopensiero. In Cina, per indicare questa categoria di persone, si usa il termine baizuo. Cambia il termine, la parola, ma non il concetto. Il concetto è quello di frati e sorismo, che comprende una gamma di fenomeni sociali che vanno dal punk a bestia fino al radical chic. Ama il tuo prossimo nel concreto, piuttosto che amare l'altro in astratto. La voce di Makuta, di e con Peppe Denaro, un video podcast prodotto da GiovanniCertoma.it.